però a Ferragosto le organizzazioni sindacali contro le aperture nei giorni delle festività. L'Arezzo Calcio torna ad allenarsi in città a disposizione degli amaranto i campi Wisp di Via Arno e Buonconte da Montefeltro. Lo sport oltre i conflitti la testimonianza dell'allenatore castiglionese dell'ebron Stefano Cusin alla vigilia della finale di Coppa Palestina. Castiglion Fiorentino verso la riapertura del teatro comunale. Agnelli replica le critiche del PD relative ai costi elevati, scelte necessarie per il bene dei castiglionesi. Don Antonio Bacci ricorda la devozione mariana negli aretini in attesa della solennità di Maria Assunta in Cielo. Si rinnova l'appuntamento con l'informazione su TSD in apertura di questa nostra edizione. Come avete già sentito nei titoli del nostro sommario parliamo delle organizzazioni sindacali di categoria perché Filmcams, Fisaskat e Wiltux della Toscana hanno indetto una giornata di sciopero per Ferragosto Festa dell'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria lo hanno stabilito per ribadire la contrarietà alle aperture degli esercizi commerciali nelle festività e ne chiedono il rispetto del significato e del valore sociale. Le liberalizzazioni degli orari e le aperture domenicali e festivi attuate in questi ultimi anni non hanno portato nessun beneficio all'occupazione, nessun aumento dei consumi, ma hanno aumentato la precarietà e l'assenza di ogni regola minima di concertazione sulla programmazione delle aperture e degli orari di lavoro, come le recenti aperture non stop 24 ore stanno dimostrando, Spiegano così le sigle sindacali del commercio di CGL, CISL e WIL. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di sport perché l'Arezzo Calcio torna ad allenarsi in città. A disposizione degli amaranto, i campi Wisp di Viarno e Buonconte da Montefeltro. Dal prossimo 24 agosto Capuano e i suoi torneranno ad allenarsi ad Arezzo. Grazie infatti... Infatti, alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, la società di Viale Gramsci e il comitato aretino della Wisp, due impianti verranno messi a disposizione degli amaranto. Entrambe le strutture, il campo di Via Arno e il sintetico di Via Buonconte da Montefeltro, affidati dal comune in gestione diretta all'Unione Italiana Sport per Tutti di Arezzo, ospiteranno il lavoro settimanale sia della prima squadra che dei ragazzi della Berretti. Ci è sembrato quasi doveroso un'associazione un come la nostra che, che si occupa di uno sport di, di quello che è considerato lo sport per tutti, uno sport un po' un ambito un po' diverso da quello dell'Arezzo, che però in questa occasione possono trovare una sintesi, una collaborazione. L'accordo si inserisce all'interno di un'operazione a costo zero per l'amministrazione comunale che rientra nella convenzione già esistente tra il Comune e l'Arezzo Calcio. Nonostante la sinergia con il mondo WISP, rimane aperta la questione dei campi Lebole e Zampolin, con il percorso per la permuta già avviato. Stiamo calcolando come amministrazione il valore dei campini eh, allegheremo anche quella che potrebbe essere un'ipotesi di permuta è ovvio però che la famiglia Funghini che si è dimostrata in questo periodo molto disponibile con l'amministrazione, io su questo lo voglio dire perché è giusto dare a tutti il proprio, eh, ovviamente dovrà ricevere da parte nostra queste valutazioni e poi fare le proprie Con la formazione di Capuano che torna ad effettuare le proprie sessioni di allenamento in città e l'Union Team Chimera che ospita giovanissimi allievi nazionali è lecito Domandarsi quale sarà il nuovo impiego del Centro Sportivo Arrezium alla nave. Sarà un valido supporto perché, eh, come è stato soprannominato il nostro bistadio, la credo che eh, ci giocherà sicuramente la Beretti, in alternativa ci giocheranno le altre squadre giovanili e poi servirà per quando i campi di Arezzo, eh, dove il campo di Arezzo sarà in condizioni beh, deteriorate, e la squadra si allenerà tranquillamente alla nave. Mi complimento con l'assessore Tanti per i risultati ottenuti in merito alla questione dei campi di allenamento dell'Arezzo, ovvero la realizzazione di un'alternativa pensata e fatta da altri. L'ironico commento arriva dal consigliere comunale Francesco Romizzi della lista Arezzo in Comune. L'ex assessore allo sport sul suo profilo Facebook dichiara che la messa a disposizione di alcuni campi da calcio del Comune tramite il pagamento da parte dell'Arezzo Calcio, delle tariffe previste in convenzione, era la proposta a cui proprio Romizzi stava lavorando. La compagine dell'assessore Tanti sotto campagna elettorale sbandierava accordi con i funghini per l'utilizzo dei campi dell'antistadio, ricorda il consigliere di centrosinistra, che conclude, le promesse pre- e post-elettorali di Ghinelli si sciolgono ogni giorno di più come neve al sole. Continuiamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo in Medio Oriente dove si respira grande attesa per la finale di Coppa Palestina che si disputerà domani sera in Cisgiordania. Ce lo racconta Stefano Cusin, allenatore castiglionese dell'Ebron, una delle due squadre che sognano l'accesso all'Asian Confederation Cup. Il risultato sportivo è assolutamente secondario, le due squadre hanno già vinto con la possibilità di scendere in campo. Non nasconde la propria soddisfazione Stefano Cusin, allenatore originario di Castiglion Fiorentino prestato al Medio Oriente. Dopo cinque giorni di stand-by causato dall'ennesimo blocco israeliano è arrivato finalmente l'appuntamento tanto atteso. Venerdì 14 agosto alle 18.17, ora italiana, si disputerà ad Ebron in Cisgiordania il match di ritorno della finale di Coppa Palestina, la prima dal 2000. La formazione allenata dal mister Castiglionese, l'Alali Hebron, uscita vittoriosa dal campionato della West Bank, fronteggerà lo Shejaya United, vincitore del campionato di Gaza. A distanza di una settimana dalla gara di andata, disputata nello stadio al-Yarmouk della Striscia, alla presenza di oltre 7.000 spettatori e finita a reti inviolate, la Palestina aspetta con ansia la partita dell'anno, anzi degli ultimi 15 anni. Tanti ne sono passati dall'ultimo campionato che ha visto parte partecipare squadre dalle due parti del paese, Cisgiordania e Gaza. Un evento dal sapore storico e non solo per il mondo del calcio, che rischiava di saltare perché il governo israeliano non voleva concedere ad alcuni giocatori dello Shejaia l'autorizzazione a lasciare la striscia per volare ad Ebron. Tutto risolto, ci racconta Cusina al telefono, i ragazzi sono arrivati martedì con una tappa intermedia a Gerusalemme per pregare sulla spianata delle moschee, terzo luogo sacro per i musulmani. Intanto, l'Alali Hebron si prepara alla sfida finale nonostante le difficoltà. Otto nostri giocatori sono stati convocati in nazionale, ci racconta, quindi abbiamo dovuto lavorare in meno di tre giorni. E due giorni fa abbiamo disputato anche una partita di Coppa di Lega. Ma la stanchezza non ferma gli atleti palestinesi, reduci dal ritiro in Italia e dall'amichevole con l'U.S. Arezzo, disputata lo scorso 29 luglio a Castiglion Fiorentino. È stato un evento straordinario, commenta Cusin. Sono al sindaco Mario Agnelli e ai miei concittadini che hanno accolto me e la squadra con tanto calore. Anche gli Amaranto hanno fatto la loro parte, sottolinea il mister, interrompendo il ritiro e facendo quattro ore di pullman per giocare con noi. Credo che sia una testimonianza importante anche per il futuro. Adesso ripartiamo con l'idea che il mondo non sia così grande e distante come sembra. Il bello dello sport è proprio questo, non ha barriere fisiche, politiche, razziali o religiose. Tra Israele e Palestina però le barriere ci sono e come e questa volta rischiavano di far saltare la finale di coppa. Cerco di stare sempre lontano dalle questioni politiche, commenta l'allenatore castiglionese, e di concentrarmi sul mio lavoro, trasmettere i valori positivi del calcio e una cultura sportiva. Certo mi ha fatto molto piacere che istituzioni internazionali siano intervenute per superare il blocco israeliano e risolvere il problema. Chi vince la finale di venerdì vola la Legion Confederation Cup, ma come ci ricorda Cousin, questa volta i palestinesi hanno già vinto. Torniamo ad occuparci di politica. I primi 60 giorni di governo Ghinelli sono stati impiegati con profitto per uscire fuori dalla palude amministrativa generata proprio da chi adesso gli sta lanciando accuse di immobilismo, chi insomma giudica 60 giorni il responsabile di 9 anni. Così la lista Ora Ghinelli a sostegno del sindaco di Arezzo risponde alle critiche arrivate ieri dai rappresentanti aretini del Partito Democratico che hanno accusato la giunta Ghinelli di immobilismo. Il PD aretino dopo il KO è come un pugile suonato in stato confusionale, rispondono dalla maggioranza secondo cui l'immobilismo è stato il tratto distintivo del sindaco Fanfani e dell'amministrazione Gasperini. Questa evidenza è risultata talmente conclamata, concludono dal centro-destra, d'aver portato il PD e la sua gioiosa macchina da guerra ad essere punito dai cittadini aretini. E torniamo in Val di Chiana, Castiglion Fiorentino, perché si va verso la riapertura del teatro comunale Agnelli, replica alle critiche del PD relative ai costi elevati, scelte necessarie per il bene dei castiglionesi. Scadrà il prossimo 31 agosto il bando per l'affidamento in concessione del Teatro Comunale di Castiglion Fiorentino, che avrà una durata di tre anni da novembre 2015 fino a giugno 2018. La struttura verrà affidata a chi proporrà un progetto tecnico comprensivo sia della gestione artistica che della realizzazione di eventi di matrice culturale. Ad ogni progetto verrà attribuito un punteggio a seconda delle proposte legate alle attività didattiche, cinematografiche, musicali, e di promozione del territorio. Dopo un anno di chiusura tornerà dunque ad alzarsi il sipario sul teatro castiglionese, portando a termine un iter complesso dove non sono mancate le polemiche. Dura la posizione del Partito Democratico Castiglionese nei confronti dell'amministrazione comunale. Chiudere il teatro ingiustamente dando la colpa ad altri e riaprirlo assumendosi nei meriti. Questa è la critica del gruppo Consigliare Democratici per Castiglioni, che aveva inoltre puntato il dito contro i costi. Ci dispiace vedere tanta leggerezza nello spendere denaro pubblico, aveva affermato il PD Castiglionese in un comunicato stampa. Molte volte nel più non ci sta il meno e questo è proprio uno di quei casi. Con l'annuncio della riapertura è arrivata anche la replica da parte del sindaco Agnelli è stato chiarito qual è il modus operandi del Partito Democratico, almeno a Castiglione-Fiorentino, che differisce anche dal Partito Democratico di Arezzo, perché il Partito Democratico di Arezzo, alla guida del governo della città per il teatro Petrarca, ha usato lo stesso identico percorso. E parametro che ha usato il Comune di Castiglione Fiorentino, ovvero quello dell'ottenimento del certificato di prevenzione di incendi, quello del rilascio della agibilità da parte della Commissione dei Pubblici Spettacoli e della Prefettura. La stessa cosa l'abbiamo fatta noi. Peccato che per il Partito Democratico questo ITER e questi incarichi che sono stati assegnati per l'ottenimento di queste autorizzazioni sono state considerate come delle spese superflue. Conclusa la querel, l'attenzione si sposta sul bando per l'affidamento. L'aggiudicatario della concessione verrà individuato non tanto secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, bensì per la validità del progetto tecnico. Il modulo per la domanda di partecipazione può essere scaricato all'indirizzo w www.comune.castiglionfiorentino.ar.it Veniamo adesso alla cronaca. I carabinieri di Arezzo hanno arrestato due tunisini di 32-36 anni residenti rispettivamente in Valdichiana e ad Arezzo per detenzione ai fini di spaccio di 100 grammi di eroina. I militari nella notte di ieri hanno fermato i due a bordo di un Audi A3 a Monte San Savino nei pressi del casello autostradale della 1. Scattata la perquisizione, uno dei due è stato trovato in possesso dei tre ovuli sigillati con del nastro isolante e contenenti complessivamente circa 100 grammi di stupefacente. I due sono stati associati presso la casa circondariale di Arezzo. Il prefetto di Arezzo Alessandra Guidi ha riunito ieri il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per discutere delle problematiche relative alla presenza di ungulati sul territorio provinciale. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell'ordine, associazioni di categoria del settore Agricolo e venatorio per una prima approfondita analisi delle emergenze e delle possibili soluzioni rapide al problema ungulati. Siamo molto grati alla dottoressa Alessandra Guidi, spiega il presidente di Coldiretti Toscana e Arezzo. Tullio Marcelli che ha accolto con rapidità il nostro allarme convocando un tavolo di tale rilevanza che dimostra anche la gravità della situazione e che crediamo possa dare il via ad una serie di ulteriori incontri in cui decidere immediate contromisure per affrontare alla radice il problema. Voltiamo pagina e veniamo adesso alle notizie relative alla nostra diocesi. Don Antonio Bacci ricorda la devozione mariana degli aretini in attesa della solennità di Maria assunta in cielo. La devozione mariana ha sempre caratterizzato la città di Arezzo. I cittadini sono legati alla figura di Maria da un affetto filiale. Queste le parole di Don Antonio Bacci sull'incontro Arezzo-Città di Maria in preparazione alla solennità di Maria assunta in cielo, titolare della pieve. Gli arettini hanno dimostrato negli anni la loro fede verso la Madonna. A testimoniarlo, i tanti santuari, le pievi dedicate alla figura mariana e le celebrazioni, a partire da quella della Madonna del Conforto, che ha segnato nel profondo la storia della città. 15 di febbraio. Quando è la Madonna del Conforto, tutta la città, e nel mondo di oggi non è una cosa diciamo, comune, tutta la città si muove verso la Cappella della Madonna del Conforto e quindi diciamo, già questo fatto ci fa capire che gli ardini sono devoti, anzi hanno nel DNA l'amore verso la Madonna. Forse, chissà. Anche per questo, che proprio per, per la fede che gli aretini hanno avuto in Maria, Madonna si è manifestata, eh, diciamo, si è illuminata per loro. Bisogna recuperare quel senso di affetto filiale che i nostri padri e le nostre madri ci hanno trasmesso, continua Baci. Non si può infrangere questo legame, ma anzi lo si deve rafforzare attraverso tutti quei piccoli o grandi segni che ci mettono in collegamento con il passato, con le tradizioni e che dimostrano l'amore del popolo verso Maria. Questi santuari, la pieve, queste chiese dedicate alla Madonna che costellano tutta la diocesi e tutta la chiesa universale, è un richiamo forte a questo amore materno. Cioè, non è possibile diciamo, vivere senza questo affetto filiale verso la Madonna. Gli incontri preparatori per la solennità di Maria assunta in cielo si concluderanno sabato 15 agosto con la Santa Messa in cattedrale e la tradizionale fiaccolata in piazza grande. I bambini della Fondazione Tevenin assisteranno al palio di Siena del prossimo 16 agosto. A renderlo possibile è stata Banca Etruria che li ha invitati a prendere parte alla storica manifestazione dalla terrazza dell'Istituto di Credito in piazza del campo. La Fondazione Tevenin esprime in una nota stampa la propria gratitudine per l'iniziativa che per la prima volta Permetterà ai minori della casa famiglia di assistere a manifestazioni di rilevante significato storico e culturale. Un segno tangibile di vicinanza, attenzione e sensibilità verso persone che vivono particolari situazioni di disagio e difficoltà, commenta la Fondazione di Via Sasso Verde. Un concorso fotografico dedicato a pace e solidarietà per sostenere l'operato di emergency. L'iniziativa è nata dal gruppo volontari Arezzo di Emergency, ma ha riscosso così tanto successo che si è rapidamente diffusa anche su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è di utilizzare una forma d'arte come la fotografia. Per coinvolgere tanti appassionati, professionisti e non nei progetti dell'associazione umanitaria volti ad assicurare cure mediche gratuite alle situazioni di difficoltà. In Italia. I partecipanti al concorso, chiamato Scatta per Emergency, avranno tempo fino a domenica 13 settembre per inviare due foto inedite ed originali sul tema Insieme. Le migliori saranno premiate in una cerimonia finale in programma il prossimo 6 dicembre a Bibbiena. Questa per il momento era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, l'informazione prosegue anche sul nostro sito all'indirizzo www.tsdtv.it. Subito dopo di noi l'appuntamento è con il meteo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TSD.